alle specie di vegetazione. Qui veramente si può apprezzare la nascita, la successione e la crescita, lo sviluppo delle dune in zona di spiaggia, dune bianche. Dune bianche da distinguere rispetto alle altre dune, le dune grigie, che invece fa parte di una di un ambiente un attimino un consolidato, po' più, sì, più interno rispetto a questa fascia di dune embrionali. Le dune grigie invece sono quelle ricoperte quasi per intero da vegetazione. Noi ringraziamo la nostra guida d'eccezione, la nostra Nathalie, che oggi ne illustra questo bellissimo giardino botanico. Ma che altri? Dove sei a imboscai? È probabilmente proprio nella pineta, perché loro sono più al riparo e sono protetti dalle chiome dei pini. Bene, allora noi andiamo a recuperarli. Dove siamo adesso qua? In questo ambiente zero? Ecco, questa è la pineta, che è l'unico ambiente che è stato in qualche modo creato dall'uomo attorno agli anni 50, con un motivo di protezione, cioè proteggere le zone più interne dal vento che arriva dalla direzione del mare, quindi trasporta sedimi, trasporta sabbia, e pronto per proteggere queste zone è stato realizzato questo bosco di pino marittimo, vedete, abbastanza alto e denso. È un bosco che è cresciuto e sta lentamente cedendo il posto, lo spazio, al futuro bosco di leccio. Questo è anche un percorso didattico, voi altri ospitate anche le scuole, quindi è un percorso nel quale si insegna qualcosa anche ai ragazzi? Questo è stato realizzato con lo scopo innanzitutto di salvaguardare un ambiente che è naturale e unico nella nostra regione, ma ha seguito subito anche un'esperienza didattica tramite la realizzazione di un sentiero che potesse far vedere tutti i diversi ambienti. Diciamo che una delle funzioni del parco, inteso nel suo complesso, è anche proprio quella di fare educazione, no, ambientale. Soprattutto fare educazione ambientale, perché educando anche la popolazione, la gente, si salvaguardano questi ambienti dallo sviluppo eccessivamente turistico, dal pericolo degli incendi. Qua il bosco si deve cambiare, no? Vedo delle specie diverse. Sì, qua la pineta lascia il posto, lo spazio, a un'altra specie arborea, che è l'olmo nostrano. Noi qua lavoriamo in una decina di persone appunto per la manutenzione e la pulizia, la cura di questo giardino, per cui è un compito nostro lavoro, che però è profuso anche con grande gioia, perché lavoriamo in un ambiente abbastanza particolare, soprattutto unico. Come giardino botanico siamo aperti 4 giorni alla settimana, il martedì, giovedì, sabato e la domenica, proprio perché abbiamo necessità in certi momenti di non avere più di tanta visitazione. Però abbiamo la parte della spiaggia che abbiamo mantenuta proprio di libero accesso. Quindi avremo modo oggi pomeriggio, quando che vorremo, magari di passare qua sopra, se il vento ne porta da queste parti, e vedere dall'alto le immagini del Porto Caleri, come delle altre zone del Parco del Delta. E quindi verifichiamo poi questo mio dito. Oggi la nostra mongolfiera ci porta sul parco del Delta del Po, e siamo saliti nel pomeriggio, verso tardo pomeriggio, perché stamattina, vi ricordavo, non era bellissimo tempo, quindi abbiamo approfittato per andare a visitare Porto Caleri, il giardino botanico, e che abbiamo visto tra l'altro Egolene, che vediamo qua dall'alto. Thank you.
Come al solito il nostro Roberto Negas Mandonà, stamattina eravamo insieme e abbiamo detto il settimo appuntamento all'isola di Albarella, che è quella che vediamo qua a MSPA, e invece non c'è. Comandante Melis, è un'altra avventura stupenda, veramente il delta visto dall'alto con le sue valli da pesca, le golene, è meraviglioso, abbiamo visto i daini, abbiamo visto gli aironi. Queste itticolture saranno, immagino, no? È impagabile, soprattutto qua con la mongolfiera dall'alto, come se fossimo degli osei, come gli aironi. Credo che basti immagini, anzi non che sia altro che immagini per rendere quello che vediamo. Esattamente. Qua si vede addirittura i fondali. Comandante, è stata una festa anche la nostra partenza da Porto Levante, che vediamo adesso là in fondo, lontano, con tutti quanti questi ragazzini, la gente che si fermava e faceva festa alla mongolfiera che partiva. Credo che il copione si ripeterà anche all'arrivo a Corbola, credo. La festa della Bosga. La festa della Bosga, che è la Bosga, insomma, è un pesce tipico. Trovava proprio le valli da pesca, fa che sia allevamenti dei vongole. Di solito diciamo il Veneto tra terra e cielo, qua oggi diremo il Veneto tra acqua e cielo. Adesso invece andiamo sui campi coltivati, quindi il frumento, terre che sono state bonificate, recuperate e adesso producono. Quindi è un parco che produce questo, un parco vivo, pieno di bellezze naturali e anche con tanta storia. Stiamo ammirando una bellissima chiesa che risale a che periodo? E la prima datazione di questa chiesa è databile attorno al X secolo d.C. Poi vedo che fatte varie, diciamo, rifacimenti di questa chiesa. Sì, la chiesa nel corso degli anni è stata modificata, è stata ricostruita con le attuali sembianze attorno a una datazione presunta tra l'XI e il XIII secolo. Bene, un'altra cosa importante da dire è che in questo posto, visitato da tante persone, vicino alla chiesa c'è anche un centro turistico che illustra un po' anche la storia di questo luogo. Sì, effettivamente presso il centro turistico culturale di San Basilio si possono ammirare le diverse popolazioni che hanno vissuto nel nostro territorio, quindi partendo dai primi risalenti al V-VI secolo a.C. con i Greci e gli Etruschi, per poi susseguirsi con i Romani, con una datazione dal II secolo a.C. al V d.C. e alle attuali popolazioni comunque. Bene, e vedo così anche con grande soddisfazione che non avevamo qua a illustrarne le bellezze di questo posto bensì una giovane ragazza che attaccata chiaramente al territorio, perché bisogna volerge bene al proprio territorio, bisogna riscoprire i propri valori, le proprie tradizioni e anche queste bellezze che devono essere chiaramente valorizzate. Beh sì, effettivamente bisogna avere un certo affetto verso questa terra, altrimenti se ciappa si va via. Sì, infatti. Spiegami esattamente cosa siamo dovuti osservare.
Beh, in questo momento stiamo guardando un sarcofago, datato tra la fine del secondo e gli inizi del terzo secolo dopo Cristo, e commissionato da una moglie, come possiamo leggere nell'iscrizione, dalle due figlie per il marito deceduto. Cioè, mogliere che voleva bene, ha detto al manco, sta tranquillo, sta comodo, che ha fatto sto bel letto de marmo. Sì, esattamente, poi è un unico pezzo di marmo, oltretutto scavato all'interno e decorato esternamente, quindi questa è una particolarità, non sono più pezzi uniti l'uno con l'altro. Barbara, per arrivare qua, io ho percorso la via Popilia. Sì. Cos'è sta via Popilia che il Tom Tom, il navigatore, non me la dava? Che mi imposta via Popilia, ma... Dove è sta via Popilia? Beh, la via Popilia più o meno ricorda la nostra attuale strada statale Romea. Ah, ecco perché non trovava. È una strada. Che cosa? È una strada che congiungeva Ravenna fino in alto ad Aquileia. Una strada di datazione romana, infatti costruita nel 132 avanti Cristo e intitolata appunto al costruttore Popilio. No, al mare. All'epoca dei Romani arrivava ad Adria e a Corbola. Poi nel 1750 era arrivato sino a praticamente Rosolina e Taglio di Po. Adesso invece attualmente è la propagine del Po. Gli uccelli più audaci, tipo i falchetti, vengono a curiosare intorno al pallone, vogliono vedere e che cos'è. Becca anche, no, no, becca no, ma fanno due o tre giri intorno a vedere cos'è sta roba che vola e poi se ne vanno via. Oh! Ehi! Oh! Ma dove siamo qua? Corbola! Cosa? Come cosa? Corbola, Delta del Po. Corbola, Corbola. L'appuntamento era Corbola, Corbola siamo. Che sei una festa, dico. Festa? Che sei la più bella festa del Delta del Po. Gesù, che le tre ore che ti aspetto. Un attimo, sono solo a in fiera, mi sono mia in macchina, e ho il suo tempo, Dove ieri ho tutto sto tempo, sto qua? A mangiare. Atterriamo, comandante. Atterriamo. Bella sta gita, eh. È stato stupendo, Delta del Po, veramente. Ma anche a Corbo, che è una festa, guarda gente che cos'è. Sì. Tutti che mi aspettavano. Buongiorno, buongiorno presidente. Buongiorno. Qua, buongiorno. Abbiamo un tavolo pieno di ogni ben di Dio, che sta a significare che il parco Delta del Po è un parco vivo, un parco che produce, pieno di realtà produttive. Beh, sicuramente avrete anche visto dalla mongolfiera che è una parte di territorio abitata. È la terra più giovane d'Italia, è la parte d'Italia che continua a crescere grazie al fiume, ma grazie anche all'azione dell'uomo che la conserva e la protegge. Questo qua sono i famosi orti. Orti, sì, che arrivano da Rosolina, è un territorio che è molto vocato proprio agli ortaggi, visto che sono terreni anche un po' sabbiosi e molto buoni per questo tipo di colture. Poi dalle carote alle zucchine, alle patate, al radicchio di Chioggia, l'insalata, e poi andiamo giù nel delta, abbiamo i prodotti ittici dalle vongole e alle cozze. Abbiamo anche il riso. Si dice che se massa acqua e ora il vino viene buono, invece no, non so niente, è vero. No. Vin buono anche qua. Vino buono anche qua nella zona del delta, sì, perché sono terreni appunto alluvionali dove un tempo il Po tralasciava il limo, delle proprie sostanze buone per il terreno. Allora, siamo in compagnia di tanti giovani, perché questa qua è anche una festa di giovani. Giovani che ha contribuito alla preparazione di questa bellissima tavola. Cosa è che te ne hai preparato qua? Allora, queste qui sono patate duchessa, vengono fatte al forno, è un purè di patate fatto al forno. Poi abbiamo del formaggio prodotto qua da noi, questo qua è nostro, prodotto in zona. E abbiamo anche del salame, sempre nostro, prodotto qua da noi. Sto albero. Questa poi quercia. In mezzo a questa campagna così piatta, a un certo punto si erge un albero enorme. No, di questa quercia c'è già traccia già dal 1500. Ci sono dei trattati in cui è segnalata la presenza della quercia, che era un punto di riferimento, diciamo.
e si tramanda appunto questa a più di 500 anni. Era anche molto più rigogliosa negli anni passati, poi purtroppo un fulmine nel 76 l'ha colpita seriamente, grazie ai finanziamenti comunitari a fare dei trattamenti e a riportarla parzialmente agli antichi splendori. E c'è la leggenda appunto che si sia fermato anche Dante Alighieri qua di passaggio e anche Guido d'Arezzo, insomma. È un vero simbolo del parco. Stiamo navigando in un tratto del fiume diciamo particolare, perché è un tratto isolato fra il corso principale e questa specie di diciamo insenatura. E questo è dovuto al fatto che sono state fatte delle opere di rettifica del corso del fiume, e questo ha consentito di valorizzare un'isola naturale che è l'isola del Balutin. Tra l'altro questa diciamo, isola ha una storia un po' particolare. Sì, nel 1957 il professor Salvini, un insigne linguista, aveva realizzato un campeggio libero e autogestito e definita la Repubblica di Bosgattia. Bosgattia? Sì, è stata un'esperienza culturale, oltre che un'esperienza naturalistica molto significativa, che purtroppo è cessata con la sua morte, che resta però nella memoria popolare e anche delle istituzioni locali come un'esperienza molto positiva. Autonomista ante litteram, cioè all'inizio. Allora, stiamo per attraccare su quest'isola e andremo a vedere questo posto eccezionale, soprattutto anche per il bird watching. Sì, sicuramente essendo un'oasi protetta e poco frequentata dalle persone, consente di vedere gli uccelli allo stato libero e assolutamente naturale. Siamo arrivati a una delle famose torrette di osservazione, quindi adesso sopra possiamo andare a vedere qual è lo scenario che ci si presenta. Fatica, niente. Oh, poca roba. Ecco, poca roba. Poca roba. Ora andiamo a vedere cosa andiamo, si vede dall'alto. Bene. Prego, fa strada. Volentieri. C'è una pace, una tranquillità, un silenzio assoluto che ne permette di conciliarsi con la natura. Abituai sempre a stare in mezzo a quattro muri, sentire traffico, qua uno viene e si riconcilia tranquillamente con la natura. Sì, credo che il Po abbia queste caratteristiche, invito tutti a provare almeno per una volta. Un po' di Po per tutti, vero? Un po' per tutti. Un po' per tutti. Un po' per tutti. Qui siamo lontani dalla foce, però qualche chilometro più a sud abbiamo il fenomeno del cuneo salino, ovvero il mare. Adesso è il cuneo fiscale, che no. È il cuneo salino. Eh sì, purtroppo. È l'acqua del mare che risale perché c'è una scarsa portata del fiume, e questo produce effetti negativi sia per quanto riguarda l'uso dell'acqua a scopo irriguo, ma anche intaccando la qualità delle falde, provocando dei processi di deserto.